Siamo a Roma in compagnia del dottor Vincenzo Castelli, medico chirurgo ortopedico. Allora, siamo qui per parlare dell'importanza del futuro della sanità, perché lei ha intravisto nel suo percorso professionale che il futuro della nostra sanità può essere solo la prevenzione. Sì, grazie. La sanità del futuro è prevenzione. Prevenzione perché soltanto facendo prevenzione si esegue un risparmio, ma questa prevenzione può essere attuata mediante la tecnologia. La tecnologia è determinante perché è eccellenza e la tecnologia, come viene applicata in tutti i campi del vivere, deve essere applicata anche in sanità, perché la tecnologia permette la precisione. La tecnologia applicata al mondo della sanità permette anche risparmio, oltre che precisione, e soprattutto un controllo del percorso del paziente e dall'arrivo in pronto soccorso e durante il ricovero e nel post-operatorio e soprattutto dopo la dimissione. Dottore Castelli, è tutto estremamente chiaro. Questo però provoca immediatamente una riflessione. Intanto lei ha evidenziato l'elemento tecnologico fondamentale. Io mi permetto di aggiungere che anche l'elemento umano, quindi il paziente, è al centro di questo sistema. E soprattutto una ospedalizzazione, mi passi il termine, di tipo etico. Esatto, mi complimento con lei perché ha centrato proprio il discorso di questo modello, che il paziente, ripeto, una volta dimesso nel post-operatorio il giorno dopo o dopo 2 giorni, quando è stabile, non è preoccupato di andare a casa, ma è in una struttura dove viene seguito e ogni problema gli viene risolto, perché il paziente ha paura di andare a casa, non so, di avere problemi nel post-operatorio. Noi non possiamo tenere ricoverati giorni e giorni i pazienti, perché la spesa sanitaria è enorme in questo modo. Dobbiamo dimettere i pazienti in maniera precisa, secondo un protocollo tecnologico che permette allo stesso di ritorno a casa con serenità e soprattutto essere seguiti i pazienti con umanità, perché il paziente dimesso dall'ospedale si trova in un deserto dove non incontra nessuno e per prenotare una visita ci sono mesi e mesi d'attesa. Dottore Castelli, ovviamente tutto questo non è un sogno, ma si sta già materializzando in realtà. Non a caso lei è stato protagonista di un congresso molto importante il 16 maggio a Roma, che aveva proprio per titolo che il futuro della sanità passa proprio attraverso la prevenzione. Ecco, qual è lo stato dell'arte? Diciamo, ecco, lei per quel convegno si è avvalso anche di contributi importanti come la vicepresidenza della Commissione Sanità di Palazzo Madama e non solo, anche del vicepresidente della Camera. Ecco, che cosa è emerso da questo congresso? È emerso che noi abbiamo buttato un seme. Speriamo di raccogliere i frutti, vogliamo solamente creare dei presupposti per una sanità migliore a disposizione del cittadino, che prevede un'assistenza continua e soprattutto non abbandoni il cittadino nell'ambito di un paese come l'Italia, perché il diritto alla salute, il diritto alla giustizia in un paese democratico è un diritto identico per tutti. Questo non ci può che trovare che d'accordo. Lo stato dell'arte della regione Lazio, qual è? Ecco, quali sono gli elementi che possono interessare anche e soprattutto i nostri videoascoltatori? Dunque, gli elementi sono i seguenti. È una regione che ha un deficit che bisogna ancora colmare, ma è una regione dove tutti i medici si stanno impegnando per ottenere degli ottimi risultati e questo mio esempio è un esempio di voler dare un contributo al fine positivo di creare un modello che poi si può discutere e migliorare sicuramente con l'aiuto di tutte le forze politiche. Questo senz'altro, e questo creerà sicuramente un terreno fertile per questo seme che lei ha giustamente prima segnalato, ha messo su questo terreno, che si rivelerà sicuramente fertile, magari con qualche difficoltà, ma che sicuramente sapremo affrontare. Un'ultima cosa, in questo grande, ambizioso e bel programma sicuramente bisogna contemplare la presenza di figure professionali altamente qualificate e specializzate. Lei mi insegna che proprio insomma, la professione medica è tra le più delicate al mondo, proprio perché si ha a che fare con la vita degli esseri umani. Quindi io questo le chiedo: a che punto è, per esempio, per
per quanto riguarda una realtà a lei vicino, cioè la Regione Lazio, la preparazione, cioè la professionalità delle figure che poi entreranno al centro di questo argomento, di questo progetto. In tutte le regioni d'Italia vi sono alte professionalità e nella Regione Lazio ci sono chirurghi eccellenti, medici eccellenti. Il problema è di organizzarsi, perché l'organizzazione consiste non solo in un'organizzazione tecnologica che consente un controllo del paziente, un monitoraggio e della salute e delle spese, ma occorre fare anche un'organizzazione che consiste in una programmazione economica, perché senza una programmazione economica non si può giungere a degli obiettivi quali una produzione di una sanità con un'importanza di rapporto costo-qualità, perché se noi non facciamo una programmazione sanitaria economica, non sappiamo le spese che affrontiamo e non sappiamo dove andiamo, la sanità avrà sempre un deficit, diciamo, della spesa economica, e quindi non ci sarà mai un investimento in tecnologia, perché il problema è proprio questo: quando c'è un deficit non si investe, diciamo, in una governance clinica, non si avvicina un non standard allo standard, si cerca di fare uno standard, di chiudere altri ospedali per poter risparmiare. Questi tagli sono negativi per la popolazione, perché nessuno è identico all'altro, ci sono realtà economiche differenti da altre, cioè bisogna avvicinare il non standard allo standard, non creare uno standard e chiudere gli altri non standard. Non è questo l'obiettivo da raggiungere, perché tutti i cittadini hanno bisogno di una sanità identica, indipendentemente dalle proprie condizioni economiche. E questo è chiarissimo, lei è stato veramente preciso nel descriverlo ai nostri videoascoltatori. Quindi l'auspicio per un immediato futuro, dal momento che siamo partiti da un convegno che parlava del futuro della sanità, quindi l'auspicio da regalare ai nostri videoascoltatori qual è in chiusura di questa intervista, che spero ne preluda altre naturalmente interessanti come questa? L'auspicio è che la parte sana dell'Italia, la politica sana come quella di Forza Italia, e deve dare un contributo preciso, serio, per dare un modello, riorganizzazione del sistema sanitario al fine di aiutare i cittadini dal punto di vista umano, sociale e soprattutto di qualità, perché la qualità è tecnologia, la tecnologia è qualità, e soprattutto l'assistenza deve essere un'assistenza di livello molto importante per il paziente ai fini del ritorno immediato presso la propria abitazione e presso i propri casi del paziente. Benissimo, noi di Liberi TV ringraziamo il dottor Vincenzo Cascelli e naturalmente lo seguiremo nel suo percorso, avremo sicuramente altre tappe da documentare di questo processo che si è avviato molto bene e che veramente dà delle grosse aspettative. Grazie.